Come mai? Eccoci, ci siamo. Vai, Barbara. Ok, ecco la nostra esperienza in una prima tempo pieno e dicevo che questa è la nostra aula e questo filmato l'ho registrato circa un mese fa perché per la prima volta i bambini lavoravano in completa autonomia. Dopo un minuto o due che non mi chiamavano, non alzavano la mano, mi sono quasi preoccupata e ho cominciato a registrarli perché sapete che noi insegnanti che lavoriamo in prima, cominciamo settembre, ottobre, poi abbiamo un momento, almeno io ce l'ho, in cui dico no, questi non impareranno mai. Non impareranno mai né a leggere né a scrivere, non sono mai autonomi perché ti chiamano in continuazione. E invece poi improvvisamente avviene questo miracolo, questo proprio atto creativo in cui improvvisamente leggono, leggono bene e sono autonomi. E questo mi aveva colpito e quindi alla fine li ho registrati e addirittura l'ho messo anche nello stream di Classroom per farlo vedere anche ai genitori. E questa è la nostra aula, appunto. E adesso lo interrompo tanto. La nostra aula è questa. E noi da anni che lavoriamo con le isole e anche quest'anno volevamo adottare questo tipo di disposizione nella classe. Abbiamo visto con un metro alla mano che era possibile, e i bambini sono 16, abbiamo fatto quindi delle isole di 4 bambini ciascuno, messi in questo modo, garantiamo la distanza e nel suo tempo i bambini si guardano in faccia, collaborano e si prendono cura anche della piantina che vedete al centro dell'isola. Che Daniela puntualmente cambia a seconda della stagione, questa è quella, pensiamo, definitiva ormai. E abbiamo deciso da anni ormai di mettere, come vedete, le palline, che non è la nostra invenzione, ma della scuola senza zaino. Questo ci permette di lavorare anche in silenzio. I bambini sapete che spostano spesso le sedie, creando confusione, invece questo ci garantisce, di lavorare in serenità, in silenzio, ecco. Ecco, come funziona la mattinata? In genere io faccio così, programmo proprio le attività del mattino o del pomeriggio, ma in maniera molto semplice. Questa è la nostra aula, abbiamo qui la LIM e accanto c'è questa lavagna in cui io scrivo proprio quello che facciamo. Questo era un pomeriggio, abbiamo scritto la data, in genere mettiamo il tempo, la matita perché stiamo facendo qua appunto un'attività di scrittura, però i bambini vogliono mettere anche sempre la tartaruga che è il logo che loro hanno scelto che riguarda la storia, ma in realtà hanno detto che quando raccontiamo utilizziamo anche le parole del tempo, quindi loro vogliono mettere anche il logo della tartarughina. E molto semplicemente io scrivo quello che facciamo. Pranzo e ricordate, guardate bambini, dopo il pranzo ci sarà la ricreazione, poi ci sarà una presentazione che appunto è questa, in cui devono riordinare un testo, poi leggerò io a voce alta Chon, che è un libro che stiamo leggendo adesso e abbiamo finito, faremo un po' di script e poi finalmente andremo a casa. E questo gli aiuta proprio, diciamo, ad avere anche la consapevolezza del tempo. Oppure se è mattina, noi iniziamo sempre con la lettura personale, poi c'è la presentazione, questa qui la osservo e descrivo, poi ci sarà una ricreazione in cortile, sempre lo script, leggerò di nuovo questo benedetto Chon Chon Blu e poi ci sarà il pranzo. Vedo che a loro fa piacere perché via via poi smarco, vedo che sono sempre, insomma, sono bimbi piccoli, poi sono bimbi che non hanno fatto la scuola materna e quindi hanno bisogno proprio di vedere il tempo come passa, di saperlo anche gestire. Ecco, in questo modo mi sembra che loro gestiscano meglio. E poi finalmente entriamo in classroom. Questa è la nostra classe, quindi abbiamo le storie che mi piace leggere, queste dove leggiamo a voce alta io e Daniela a turno delle storie che poi rimangono dentro alla loro classe, maestro Luca, maestro Olivia, maestra Daniela e maestra Barbara. Cosa faccio io in genere? Allora, come gestiamo questo discorso di Classroom? Innanzitutto Classroom ci permette di avere una didattica molto più semplificata, cioè noi condividiamo le lezioni, i link, le attività, comunichiamo facilmente con tutti gli studenti presenti e assenti durante le lezioni in classe, perché noi abbiamo avuto dei bambini, alcuni in particolare due di nazionalità cinese, che sono venuti pochissimo. Nel primo periodo, quindi i primi mesi fino a dicembre, avranno frequentato, non so, pochissime volte, forse una settimana o due, però sono arrivati poi finalmente a dicembre, dopo che anche il dirigente è intervenuto, insomma li ha un po' sollecitati, a prendere anche una decisione, quindi o rimanete a casa e fate scuola a casa, quindi, oppure venite a scuola. E quando sono venuti i bambini erano in pari con il lavoro, perché loro si collegavano regolarmente su Classroom, dove noi regolarmente mettiamo tutte le attività, poi vi faremo vedere, e quindi loro seguivano.
o si collegavano con noi tramite Meet. Una bambina in particolare, italiana, con salute molto cagionevole, si è collegata parecchie volte con noi su Meet. Ci dà la possibilità di archiviare tutte le lezioni, tutti i compiti, tutti i materiali, e crea una banca dati, per noi utile, non insegnanti, ma anche per i bambini. Ci permette di comunicare con gli studenti ovunque si trovino e di condividere anche gli annunci nella pagina Stream, quindi le comunicazioni con la famiglia, ad esempio, molto comoda e immediata. Io sono rimasta molto colpita, poi vabbè, mantiene al sicuro dati, foto e video. Questa cosa della condivisione mi ha colpito perché proprio nella prima parte dell'anno, non c'era ancora il tempo pieno, quindi immagino che fosse ancora ottobre, un bambino che ha frequentato regolarmente, ancora adesso frequenta, era rimasto indietro con un'attività. E io ho detto, guarda, non ti preoccupare, mai stava suonando la campanella, la finiremo domani. E lui mi ha detto, no, perché tanto guardo su Classroom e la finisco a casa. Questo mi ha colpito, perché quindi fin dall'inizio i bambini hanno capito come era importante collegarsi, e molti mi dicevano che prima di addormentarsi guardavano le nostre lezioni, che all'inizio era proprio questa forma di gioco, ecco, quasi come una favola della buonanotte, diciamo. Quindi fin da subito loro hanno utilizzato questo Classroom e hanno capito l'importanza di essere sempre in contatto, questo ponte, no? Come l'ha chiamato poi Daniela. Inoltre poi Classroom ci permette anche, mi permette di preparare le attività e mi permette soprattutto di essere in situazione, cioè quando io preparo attività, ci metto all'inizio, ci metto anche parecchio per prenderci un po' la mano, mi ha permesso questo proprio di creare le lezioni e di farle mentre le creavo, quindi mi permetteva proprio di mettermi nei panni dei bambini, vedere se l'attività era fattibile. Di provare quindi a fare proprio con loro e prima di loro e di verificare quindi la fattibilità di un'attività. E io uso sempre presentazioni di Google perché innanzitutto, non sapete, no? Lo usate anche voi, non ha bisogno di un software per essere utilizzato, ma basta la connessione ad internet. Quindi questo è utilissimo. Inoltre, ogni modifica viene salvata in automatico e quindi non c'è il rischio di perdere il lavoro fatto. E, permette agli alunni e ai docenti di lavorare insieme contemporaneamente, quindi con la possibilità di apportare a distanza delle modifiche sulle diapositive stesse. Anche questa è una cosa molto buona, un buon vantaggio. E poi mi evito di prendermi una strapazzata dal preside, che ogni volta che si usa invece PowerPoint fa il suo quindi io sono in linea. Qua devo intervenire un po', da un colpo basso, però no, va bene, ma non sono strapazzate. Semplicemente, no, scherzo, ovviamente. No, semplicemente la mia insistenza è dovuta semplicemente anche alla mia esperienza personale, no? Di avere negli anni cambiato, no? Essere passato al cloud, perché veramente anche dal punto di vista poi soprattutto dell'organizzazione generale non c'è paragone. Sì, se è ancora, vero, verissimo. Ancora avete in giro chiavette, avete ancora computer dove perdete regolarmente qualcosa, perché prima o poi lo perderete, non fatelo. Questo utilizzato, no, dico, chi ha ancora computer, sì, no, dico, questo invece lo evita, per l'utilizzo di computer, cioè, così non si perderà mai nulla. Esatto. Avrete un archivio eterno di tutto il vostro materiale, per cui la strapazzata in questo senso, la strapazzata, allora io che ero sempre abituata a usare PowerPoint e sono riuscita anche a fare delle piccole animazioni, mi rendo conto che presentazioni è proprio un'ombra, però ha tantissimi altri vantaggi che io non abbandonerò mai. A parte che le animazioni sono anche qui, cioè dal punto di vista tecnico è chiaro che non ci sono proprio tantissime le funzioni, però certo. Si possono sostanzialmente fare le stesse cose e i vantaggi sono sicuramente superiori. Superiori, senza dubbio. Sì, senza dubbio. È vero, verissimo. E quindi va bene. E allora io uso come sfondo SlidesGo. Io ho messo qua appunto l'indirizzo perché secondo me è molto, molto carino, poi è gratuito, però se ne posso usare tantissimi altri. Cambio spesso gli sfondi per rendere più accattivanti anche le lezioni. Allora, al termine di ogni attività io metto sempre un invito a riflettere, chiamiamola appunto autovalutazione.
Quindi in genere concludo tutte le presentazioni in questo modo e poi lo vedremo. Chiedo sempre ai bambini di fermarsi un attimo, di riflettere e poi dico guardate che nel prossimo foglio ci sono quattro bambini. Allora il primo dice ah, un compito troppo difficile, il B dice un compito facile, ho capito bene, C mi sembra di aver capito ma vorrei altre spiegazioni, D meglio che la maestra rispieghi tutto. Io chiedo ai bambini di leggere, all'inizio leggevo io per loro, e di scrivere la lettera corrispondente al pensiero del bambino sul quaderno. In questo modo non devono renderlo pubblico a nessuno, io passo in giro per i banchi, mi rendo conto chi ha messo una lettera oppure l'altra, e quindi decido poi di rispiegare o meno l'attività. E quindi chiedo poi quale di questi bambini ha pensato quello che pensi tu, scrivi la lettera che corrisponde al bambino sul quaderno. E in genere poi chiudo la presentazione, la lezione, con delle parole di incoraggiamento, dei complimenti, ma soprattutto quello che mi preme di più è dire al bambino proprio qual è l'obiettivo che loro hanno raggiunto. O lo scrivo o glielo dico. Quindi dico, vabbè, bravissimi, e oppure questa è la fine di una presentazione, oggi avete imparato ad ascoltare un racconto, a riflettere andando oltre le parole, cercando di comprendere il significato e il senso del racconto, oppure... Ora siete pronti per produrre testi via via più complessi e lunghi, oppure bravissimi semplicemente, diventerete ottimi scrittori, ciao alla prossima sfida, oppure ora inventate voi degli esercizi simili a questo, buon lavoro, bravissimi adesso sapete scrivere parole con qua, qui, qua, eccetera, eccetera. E insomma, per oggi basta, hai lavorato molto bene e così. E, mi piace ecco sempre dare un input positivo ai bambini, poi soprattutto spiegare loro quello che hanno imparato. Quindi inizio sempre, come vi dicevo, scrivendo sulla lavagna cosa faccio, poi alla fine andiamo su Classroom. E quindi questa è, diciamo, la mia classe virtuale. E, su Classroom noi mettiamo tutte le attività che facciamo, quindi se voi guardate le date ogni giorno noi mettiamo una, tutte le attività vengono registrate regolarmente qua su Classroom, i genitori le possono vedere, so che lo fanno perché me lo dicono, tante volte mettono qualche commento e lo possono vedere a casa i bambini che, come dicevo, sono assenti, e questo per me è stato un ottimo aiuto perché se vedete qua è rimasto questo inattivo, io qua ora ne ho messo uno soltanto come esempio, ma metto la mia banca dei lavori, quando ho più tempo ne produco tanti, li metto qua, poi via via li utilizzo, basta che appunto cliccarci sopra, vai su modifica materiale, poi alla fine lo si pubblica. Questo mi permette di avere qua una serie di attività pronte, di passare da una all'altra, casomai un'attività è già finita, oppure penso che sia meglio procedere con un'altra. E poi via via, insomma, pubblichiamo e cominciamo. Quindi adesso se volete vediamo alcune attività, niente di particolare, nel senso che sono attività che senz'altro anche voi svolgete e comunque troverete tutto sul repository, perché ogni cosa che io metto su Classroom la condivido anche nella repository e quindi è a disposizione. Magari può essere utile per una verifica, per un'attività. E vi faccio vedere ad esempio quello che abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo fatto questo qua, che è un compito di realtà, praticamente quello che noi siamo, e io ero abituata a raccontare oralmente e poi davo il cartaceo, è tutto invece qua su Classroom, quindi ogni cosa che io avrei detto ai bambini, avrei raccontato ai bambini, la scrivo e la leggiamo insieme. Quindi questa è l'intervista, io comincio così, dico bambini oggi faremo un'intervista, ti propongo di intervistare un tuo compagno, sei pronto? Nella scheda che ti ho consegnato, i bambini hanno una scheda cartacea che poi adesso voi vedrete, troverai domande da rivolgere a un tuo compagno. Dopo toccherà a lui farle a te, quindi racconto proprio l'attività, no? E come se fossimo in classe, però questo ci permette di agganciare anche i bambini che sono a casa. Ti do un consiglio, ascolta molto attentamente le risposte del tuo compagno, perché dopo dovrai completare la sua carta d'identità. Buon ascolto. Ecco le domande e si può indicare una sola preferenza. E ai bambini è stata data una griglia, di domande, io qua l'ho copiata, in realtà loro ce l'avevano cartacea. Le domande sono queste, sono quattro. Quale animale domestico ti piacerebbe avere in casa? Perché? Potevano scegliere uno soltanto, quindi intervistano il compagno, ma non possono scrivere quello che il compagno ha risposto, ma lo devono memorizzare. E soprattutto anche il perché.
Seconda domanda, quale sport pratichi o ti piacerebbe praticare? Spiega il perché e devono scegliere tra questi. Terza, che genere di libri preferisci leggere? E poi, cosa ti piace fare di più nel tempo libero? E dobbiamo scegliere. L'attività che segue è questo. Ti ricordi tutto? Quindi sono intervistati l'un l'altro. Ora viene il bello perché ti consegnerò quattro schede, eccole. E quindi praticamente ho dato loro la scheda degli animali domestici, quindi la risposta che era scritta, è stata qui tradotta diciamo nel disegno, cosa dovevano fare loro? Ogni volta dovevano ricordarsi quello che il compagno aveva detto, tagliarlo e costruire appunto una carta d'identità. Animali domestici, sport, libri, tempo libero. Non potevano richiedere al compagno che cosa aveva risposto, ma dovevano ricordarselo. Attenzione, ritaglia solo le figure giuste, cioè quelle che corrispondono alle risposte che hai dato, che ti ha dato tuo compagno, e dopo incollale nel foglio che ti ho consegnato. Sul foglio scriverai il nome del compagno che hai intervistato. Quando la carta d'identità sarà pronta, mostra ai tuoi compagni. A turno sono venuti appunto a mostrarla. Presenta il tuo compagno e spiega loro il lavoro che hai svolto. Per ogni risposta prenderai un punto. E io qua quindi mi sono fermata, ho fatto fare tutto il lavoro, pronto via, eccetera, e mi sono fermata. Dopodiché li ho chiamati uno alla volta e si hanno presentato il compagno e poi come al solito, come vi dicevo, metto l'obiettivo che hanno raggiunto. Oggi avete imparato ad ascoltare un vostro compagno, avete scambiato dei messaggi e li avete memorizzati, avete realizzato una carta d'identità. Questo poi io adesso scorro molto velocemente, però poi ne parliamo insieme. Ottimo lavoro, fermiamoci, facciamo il punto della situazione. E qua c'è il punto, l'invito a riflettere, come vi dicevo. Questa io l'ho scritta così, in realtà i bambini avevano anche qua un foglio in cui dovevano praticamente rispondere a queste domande qua. Qui è di difficile insomma, lettura, in realtà la scheda dei bambini è molto più semplice, andava con le crocette, però questo mi è servito per spiegare ai bambini, leggere insieme a loro la scheda. E poi che valutazione complessiva daresti al tuo lavoro? Alla fine ho fatto un ottimo lavoro. Ho fatto un buon lavoro, ho fatto un lavoro così così, il mio lavoro è decisamente da migliorare. E quello che mi colpisce sempre è vedere come i bambini sono proprio consapevoli, effettivamente hanno risposto proprio come io ho visto che hanno lavorato. Ecco, ciao, la prossima sfida. Questa è una, e non so se posso farci vedere anche delle altre, non so. Oppure ad esempio lavoro da solo, questa è un'attività simile a quella che avete visto poi registrata all'inizio, l'attività era questa, molto simile a questa, lavoro da solo, lavoro da sola, aspettiamo che parta. Allora, come ti senti quando devi affrontare un nuovo compito? Qui ho deciso di far riflettere un po' i bambini come si sentono quando devono fare una cosa nuova. Mi sento sicuro e tranquillo, oppure molto preoccupato, oppure molto preoccupato. E anche qua, sul quaderno, dovevano scrivere la lettera corrispondente. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare. Dovrei scrivere un testo, lasciati guidare dei disegni, ricorda le parole del tempo, che per noi sono dopo, durante, quindi, inoltre, mentre, eccetera. Non ripetere le parole, usa virgole e punti. Ci stai? E questo era il racconto che forse gli insegnanti di lingua inglese riconosceranno perché ho preso queste schede da un libro appunto di lingua inglese e loro devono appunto seguire il racconto e raccontare quello che succede a questo tipo utilizzando le famose parole del tempo, i punti e le virgole, soprattutto non ripetere le parole. Stop, fermiamoci un attimo, facciamo il punto della situazione, qua ci sono sempre i soliti quattro bambini, insomma, eccetera. E tutte le attività insomma si svolgono così, come vedete niente di nuovo sotto il sole, insomma l'unica cosa che facciamo regolarmente, ecco, scorro appunto tutte le attività che poi se volete potete andare a vedere nel repository, ogni giorno noi prepariamo appunto una presentazione e ciò che una volta io avrei detto a voce in realtà lo scrivo, propongo il lavoro e lo pubblico. Così possono vederlo i genitori, possono vederlo i bambini a casa, ripeto, possono riguardarlo i bambini e soprattutto
rappresenta una buona banca di lavoro anche per me, che sono sempre un po' inizialmente piena di buona volontà, mi tengo tutto un quaderno, poi alla fine, come diceva il dirigente, lo perdo, anche lo perdo, poi dico, vabbè sì, dai, metto lì semplicemente delle schede, poi non scrivo più niente, alla fine poi non faccio più nulla. E quindi non ho bene, non è che non ho bene il polso del lavoro che faccio, ce l'ho, certo, però qui invece è proprio una scaletta chiara, precisa, di tutto quello che ho fatto, spesso vado a riprenderlo con i bambini, è a disposizione, ti ricordi quell'attività là, no, non ti ricordi, ti ricordi cosa abbiamo detto, cosa abbiamo fatto, e lo andiamo a rivedere insieme, perché è qua a disposizione, tutto segnato, insomma, ecco, e questo è il mio lavoro, ripeto, lo potete andare a vedere, quindi tranquillamente, nel repository, ecco. Io non so cosa dici Daniela, meglio che vai avanti tu adesso, ok? Va bene, allora presento un pochino, insomma, matematica, che è molto simile, speculare il lavoro di matematica, e poi magari appunto ne parliamo un po' insieme. Allora, avete un po' capito che quest'anno noi abbiamo cercato soprattutto di essere pronti ad iniziare, la sfida grande era questa per noi, una classe, per noi come per tanti di voi qui presenti, per iniziare, di iniziare una classe prima, lavorare in una classe prima con la paura di rimanere a casa, paura di un nuovo lockdown, paura di non averli tutti. E in effetti quello che diceva Barbara è capitato, cioè noi non li abbiamo avuti tutti per tantissimo tempo. Avevamo sempre uno, due, a volte tre assenti. Siamo stati tutti presenti la prima volta, non so quando, forse alla fine del primo quadrimestre, e abbiamo fatto un video quel giorno per dire siamo tutti presenti e questa è una festa. E questo, pensate, se è un problema in tutte le classi, immaginate in prima, i bambini non hanno ancora gli strumenti di base, non sanno leggere, non sanno scrivere, in più nella nostra classe c'erano tanti bambini appena arrivati in Italia e tanti che, con i genitori che non parlano l'italiano, quindi è stata veramente un'importante sfida. Oggi siamo più che contenti e soddisfatti proprio perché tutti sono arrivati a fare quello che diceva Barbara, a leggere, a scrivere, ad essere autonomi. E la grande cosa che abbiamo deciso di fare è stata quella di spingere sull'acceleratore dando gli account, giocandocela, addirittura nella riunione, quella per gli esordienti, precedente all'inizio delle lezioni. In quel momento noi abbiamo dato gli account, non vi nascondo che abbiamo fatto qualche tutorial per i genitori cinesi che non riuscivano a comprendere le istruzioni, tutorial molto pratici. Abbiamo tentato anche qualche traduzione con Google Traduttore in cinese, speriamo di aver scritto la cosa giusta, comunque sono entrati tutti. Allora, la nostra classe è quella che vi ha fatto vedere Barbara. Anche per la matematica, la cosa importante per me è sempre ascoltarli, quindi dare un grande ruolo da protagonisti ai bambini, proprio per permettere loro di essere autonomi. Se noi, io almeno e Barbara allo stesso modo, ma poi si sono inseriti anche Olivia, Luca, sicuramente la maestra Giulia con noi lo fa da tanti anni, questo atteggiamento sempre molto ecco, al servizio, no? dei bambini, per guidarli all'autonomia. Quest'anno più che mai avevamo proprio questa fissa di dire, se dovessero rimanere a casa devono essere capaci di farcela. E quindi dal primo giorno ci siamo inventati le interviste, quindi li abbiamo intervistati, quindi facendosi raccontare e raccontandoci anche le aspettative che avevano rispetto alla scuola, e poi tante attività, appunto la valutazione tra pari, mi metto alla prova, formulazione di ipotesi, quindi sempre un'attivazione anche grazie a Classroom, no? di materiali forniti a volte anche prima, e quindi poi arrivando in classe i bambini arrivano a dire, dico, ma cosa vi aspettate, no? di fare oggi, che cosa succederà, e quindi questa formulazione di ipotesi che poi vengono verificate o meno, un po' con il metodo scientifico che ci raccontava Marilena l'altra volta, che però si adatta a tutte le discipline, può diventare addirittura la metodologia, l'autovalutazione maestro per un giorno che stiamo per attuare.
Allora, quello che diceva Barbara avviene anche per me. Quindi io predispongo sempre i materiali per la lezione in formato digitale. Questo aiuta me a lavorare in classe. I bambini all'inizio mi dicevano, io a volte facevo anche dei tutorial per costruire degli oggetti, mi registravo e poi in classe mandavo il tutorial. Chi era a casa chiaramente aveva la maestra presente, perché io ero lì con le mie mani, insomma, che costruivo, il bambino poteva seguire, ma anche chi era in classe lo vedeva grande nella LIM. E questo all'inizio era vitale, perché io mandavo il tutorial nello schermo grande ed ero invece in mezzo a loro a seguirli per costruire, per ritagliare, per fare quello che la maestra ci stava spiegando dalla lavagna. E a volte i bambini mi dicevano, è come se foste in due, maestra, no? Ed ero io, il mio avatar. Quindi usiamo tutta, come tutti voi, le G-Suite, e poi quest'anno ho già... Questi sono programmi che usate tutti, perché sono nel Vademecum già dall'anno scorso, però molto io ho usato Word Wall con i quiz interattivi, quindi sia a scuola che a casa, e anche GeoGebra abbiamo iniziato da un mesetto. Quindi l'idea è quella di presentare e preparare tutto sempre in formato digitale, ma il segreto, secondo me, vincente, è stato quello di usarlo in classe, perché i bambini da casa, pensate che hanno 6 anni, non sono in grado, neanche i genitori, se non vedono come si fa, di accedere a Classroom, di consegnare un compito. Quindi il fatto di vedere tutti i giorni noi che apriamo il Drive, cioè apriamo la nostra posta, andiamo sull'icona di Classroom, entriamo, scegliamo il corso, nel corso scegliamo le attività, loro sanno esattamente come fare. A volte faccio finta di non ricordarmi la procedura e loro mi dicono, maestra, devi andare lì. Quindi, come diceva Barbara, noi lo verifichiamo che entrano quotidianamente, soprattutto, è vero, soprattutto perché non è che assegniamo tanti compiti, no, anzi io non ne assegno, soprattutto per riascoltare le nostre storie, i nostri racconti, che però sono sempre, nel mio caso, storie matematiche, per cui o fare quiz, che per loro sono giochi, ma in realtà sono studiati da noi, legati alle attività che abbiamo programmato. E quindi in questo modo, questo che vi dicevo, loro possono ampliare e amplificare anche il lavoro della scuola, portandolo oltre l'orario scolastico. Avanti tutti insieme, cioè noi lavoriamo moltissimo, abbiamo fatto veramente tanto, mi sento di dirlo, perché dalla paura di non esserci siamo stati profondamente inclusivi, mi viene da dire, perché abbiamo portato avanti tutti proprio perché per la premura, no, di renderli autonomi. Quindi questo ponte digitale che abbiamo creato, anche l'anno scorso, noi avevamo una quinta l'anno scorso, i bambini erano 26, avevamo Classroom che abbiamo benedetto quando siamo rimasti a casa, perché abbiamo potuto anche noi prepararci ed ampliare molto di più le nostre competenze per quanto riguarda il digitale, però ci siamo resi conto, cioè avevamo una grande paura a proporlo alla prima, perché non è esattamente la stessa cosa non avendo strumenti, invece loro sono veramente veramente in gamba, e questo ci ha sorpreso. Quindi ci aiutano a trasformare casa e scuola in un unico ambiente. Penso che chi usa questi strumenti lo ha sicuramente già sperimentato. Le attività, allora, si può prescindere dal lavoro sul quaderno? Assolutamente no, mai secondo me a scuola, ma noi siamo in prima elementare, cioè i bambini devono imparare a leggere, a scrivere, a contare, a organizzare lo spazio, non amiamo le schede, quindi i bambini devono scrivere. E allora il lavoro sul quaderno con carta, forbici, e oltretutto quello che diceva Barbara, sono bambini che l'anno scorso hanno interrotto l'esperienza della scuola dell'infanzia a metà anno, quindi hanno anche saltato, no, dei percorsi di pregrafismo che invece la scuola dell'infanzia fa in maniera importante. E questo l'abbiamo visto che è mancata proprio. Quindi il lavoro manuale è stato ed è fondamentale, e spesso appunto i tutorial che mettevo su Classroom serviva proprio anche per i bambini a
casa a produrre determinati manufatti. Però poi queste attività hanno anche una corrispondenza in digitale, quindi poi ci sono i quiz creati da noi, ci sono appunto delle attività su GeoGebra, trascina l'oggetto, che servono a diversificare la proposta e a lavorare sempre sulla stessa conoscenza o anche competenza, però in una modalità diversa. Quindi la fabbrica delle idee. Allora io qui vi ho messo il Padlet, ma io ho messo il Padlet solo perché almeno lo potete vedere tutto, e oltre al repository dove anch'io metto sempre tutto, qui avete anche i video, quindi qui potete vedere tutta la raccolta di lavori che i bambini hanno su Classroom. E però per esempio vedete, non so, le lezioni di topologico, perché io ho scelto questi due personaggi, topologico e Bruco Maisazio, che ci accompagnano in tutto il percorso, e per esempio c'è la presentazione, ma c'è anche il mio video dove parlo, vedete che adesso parlo e basta, si sente solo la mia voce. All'inizio i bambini non mi conoscevano, soprattutto quelli a casa, quindi in alto c'è anche la mia immagine, quindi loro mi potevano anche vedere, e so che lo apprezzavano molto, proprio come quando l'anno scorso eravamo a distanza. Poi c'è il lavoro sulle quantità, vedete sul quaderno, io qua ne ho messi alcuni, io metto sempre, lavoro su un quaderno io quando preparo le attività, poi li scannerizzo, ci faccio la foto e lo proietto, quindi io non devo scrivere alla lavagna, ma proietto la pagina del quaderno e i bambini seguono l'attività mentre io giro tra i banchi e li accompagno. Qua ci sono alcuni tutorial, la parola ai bambini, quindi qua ci sono le raccolte dei loro lavori, anche i moduli per l'autovalutazione che utilizziamo e i quiz creati. Quindi diciamo che qui avete veramente tutto, quindi potete poi visionare, è sulla, diciamo, sulla falsariga di quello che ha raccontato Barbara. I due personaggi li vedete qui, Bruco Maisazio e Topologico, che veramente quest'anno ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando. Quello che ha detto Barbara è per me fondamentale. Ci siamo resi conto che documentare, cioè che tutto questo ci ha aiutato. Noi non abbiamo ragionato tanto prima, cioè noi non avevamo pensato quando siamo partiti di essere inclusivi, di costruire un ponte digitale oppure di creare una banca dati per il futuro. Ma abbiamo solo agito per superare, no, delle difficoltà quotidiane che alcune avevamo già incontrato, tipo la ruspa nel corridoio, ma altre eravamo in intenzione di prevenirle. Quindi per prevenire abbiamo messo in atto tutta una serie di lavori, e quindi noi non ce le siamo neanche raccontate le difficoltà della classe, ma siamo andati subito a prevenirle e a cogliere la sfida, e quindi a lavorare tanto, devo dire, insieme anche in autonomia, ma sempre nella condivisione, perché poi anche con gli insegnanti che si sono introdotti dopo, con Classroom siamo tutti nei corsi di tutti, quindi siamo sempre in linea. Questo lasciare traccia di quello che facciamo, io ho scritto questa frase, no? Lasciare traccia accompagna chi c'è, quindi i bambini che sono in classe sono accompagnati dai nostri lavori proiettati sulla LIM, dai nostri lavori mandati prima, la curiosità, i tutorial, mentre la maestra è vicino a loro, là c'è un'altra maestra che parla e magari sono sempre io. Quindi lasciare traccia accompagna chi c'è. Guida chi non c'è, quindi chi è a casa è guidato in maniera asincrona. È vero che la bimba che stava a casa si collegava, come facciamo tutti, all'inizio e alla fine, per salutarci, per iniziare la giornata e per concluderla, però il lavoro era guidato attraverso Classroom. E recupera chi non ci è riuscito subito. Questo lo sapete, ce l'hanno raccontato anche i nostri bambini l'anno scorso a distanza. Avere una nostra presentazione, un nostro video, permetteva loro di fermare, di tornare indietro, di riascoltare, di iniziare un lavoro e poi andare a ricercare, come facciamo noi quando stiamo realizzando una ricetta e magari la seguiamo, almeno io faccio così, seguiamo su internet una ricetta e quello è andato avanti, mi rifermo, torno indietro, non mi è venuto bene, ci riprovo, no? E questo è veramente
inclusivo, fortemente inclusivo. Diciamo che a forza di raccontarla questa storia, siamo contenti di averlo fatto e anche di condividerla con voi, a forza di raccontarla ci rendiamo conto del valore che ha la semplicità, ecco, con cui noi abbiamo lavorato e tanti di voi che io invito a raccontare e a condividere sta lavorando ogni giorno. I genitori durante la consegna del documento di valutazione, l'accompagnamento del documento di valutazione, ci hanno detto anche questo. Allora, voi pensate che noi più del 50% delle famiglie sono straniere, in casa parlano giustamente un'altra lingua, ma ci hanno detto che attraverso questo strumento, dove noi mettiamo anche tante foto dei bambini, dove mettiamo le foto dell'attività, come loro lo hanno realizzata, e questo incuriosisce i genitori ad andare, spesso ci ringraziano quando vedono come i bambini lavorano, non sono mai entrati nella nostra scuola proprio per problemi di Covid, anche questa è una particolarità. E allora loro vivono, e ci ringraziano perché vivono l'esperienza scolastica dei bambini al loro fianco, e riescono ad entrare, no? Anche e nonostante questa distanza e questo anno così difficile. Io però penso che l'anno difficile sia stato un motore, una leva fortissima su cui noi almeno abbiamo provato ad appoggiarci per alzare il livello, almeno io sicuramente, della mia metodologia, della mia didattica. Quindi ho messo a sistema tanta formazione sicuramente che avevo fatto, ma forse abbiamo creato un piccolo ponte digitale che ci ha dato, cioè questi strumenti non sono fine a se stessi, sono uno strumento che ci ha permesso e ci permette di lavorare tutti i giorni con i nostri piccoli in maniera inclusiva. Io ho finito. Poi nella documentazione che vi lasceremo ci sarà anche proprio il progetto a cui faceva riferimento ieri il dirigente Ponte Digitale, che ha partecipato al premio Scuola Digitale, quindi vi metteremo poi anche quello. Adesso io lascerei spazio alle domande, ai confronti, se Barbara vuole dire qualcos'altro. No, qualcuno vuole intervenire? No, io volevo solo aggiungere, poi lasciamo appunto agli interventi dei colleghi. Io volevo aggiungere il tema dell'autonomia che a me sta particolarmente a cuore e credo che sia fondamentale perché è la lamentela, diciamo così, principale che viene dalle scuole di ordine superiore. Molti docenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche mi riferisco in particolare a un post di un preside di una scuola di Firenze che tiene un blog su Repubblica, nel quale appunto ha fatto un post sul tema della scarsa autonomia degli studenti, no? E da dove viene questa scarsa autonomia degli studenti? Come mai sono poco autonomi? Sono poco autonomi perché sono abituati a essere poco autonomi, cioè noi li cresciamo in un sistema che privilegia il controllo, privilegia l'essere seguiti passo passo, non fanno niente o poco se non guidati. E più o meno questo sistema poi lo trovano molto simile anche a casa. Ecco. Per cui noi, come scuola del primo ciclo, credo che dobbiamo fare uno sforzo proprio verso lo sviluppo di questa, chiamiamola competenza, insomma, sapete che oggi c'è una grande attenzione alle cosiddette competenze trasversali o soft skill, come le vogliamo chiamare. Ecco, questa dell'autonomia, io credo che sia uno di quei punti dove noi come scuola possiamo fare tanto. E credo che si debba, come dire, cominciare da piccoli. Ecco, non possiamo pensare che a un certo punto si gira la chiavetta dell'autonomia, no? Deve essere un processo che inizia molto, molto, molto presto. Ecco. E qui mi sembra che ci sia anche questo elemento che appunto vorrei far rilevare. E niente, poi appunto anche la partecipazione al premio Scuola Digitale. Non so se sapete che cos'è il premio Scuola Digitale, ma di solito i partecipanti presentano, come dire,
la diavoleria del momento, va bene, la cosa... Noi stessi abbiamo partecipato anche l'anno scorso, peraltro abbiamo vinto anche lì un premio con la app Poli Sarzana. Forse lì meritavamo anche qualcosa di più, diciamo così. Ecco. Però certamente quello lì era un progetto specifico, un PON, tra l'altro, fatto con grande competenza. Qui invece, e non ce l'aspettavamo che fosse compreso, devo dire la verità, invece è stato presentato un progetto semplice, qualcosa di più sistemico, però questa è la differenza. E il, diciamo, ci ha fatto particolarmente piacere il fatto che appunto sia stato capito, ecco. Prego, la parola a qualcuno. Nessuno vuole intervenire. Allora, e Barbara, io sono intervenuta prima di avere visto tutto quanto e sapevo già prima veramente che il prodotto finale avrebbe creato veramente quello stupore che mi aspettavo, ma lo stupore di realmente di avere fatto qualcosa che non solo è utile nella quotidianità, ma che rappresenta un po' tanto non solo il nostro lavoro, ma un archivio di quello che si fa, il fatto appunto che si possa riprendere e consolidare poi a casa, quindi è veramente un lavoro bellissimo e molto molto ben strutturato, perché è stato fatto tenendo conto non solo dei vostri anni di esperienza, ma ripeto, oltre che della passione, di quello che è la ricaduta poi su quella che è la quotidianità e la didattica di ogni giorno. Quindi io l'ho apprezzato e mi è piaciuto molto per la semplicità, ma nello stesso tempo anche perché rappresenta qualcosa di prezioso, perché poi non solo contiene il nostro lavoro, ma poi quello che diciamo appunto può dare, ripeto, come ricaduta a casa sia con i bambini che con i genitori. Quindi io l'ho trovato estremamente interessante, anche accattivante, perché offre un modo sicuramente dal mio punto di vista veramente molto bello per poter consolidare quello che viene fatto e ritornarci. E quindi è veramente, cioè nasce veramente proprio dall'esperienza anche di quello che purtroppo c'è stato l'anno scorso, però secondo me ha prodotto anche un bel risultato proprio con quello che avete fatto. Quindi io prima di averlo visto sapevo che sarebbe stato... Allora, se non ve la fanno i vostri colleghi, una domanda che però secondo me... Io credo che molti se lo stiano chiedendo, ve la faccio io. Ed è quello sulla sostenibilità, ovvero quanto lavoro ci vuole per fare tutto questo? O meglio, rispetto al normale lavoro, diciamo, che ogni insegnante fa di preparazione, no? Della lezione, diciamo, dell'attività, quanto c'è in più? Oppure alla fine, se più o meno si equivale, no? Cioè, si lavora molto di più per fare una cosa del genere rispetto a una modalità, chiamiamola così, tradizionale? Perché poi avete visto che qui ci sono alcuni spunti che derivano poi da alcune anche idee, anche quelle di avanguardia educative. Ad esempio c'è, diciamo, in embrione il tema della flipped classroom, si vede, no? In maniera molto evidente. E vabbè, poi giustamente quando Barbara l'ha presentato, anche l'ambiente fisico, ecco, sull'ambiente fisico abbiamo parlato poco, però anche quello secondo me ha la sua importanza. E mi ha un po' divertito il fatto che lei diceva questo qui, le palline da tennis, l'idea l'abbiamo rubata a Senza Zaino, no? Scuola Senza Zaino. Ecco, siccome io credo molto nella condivisione delle idee, ma non prendendole tutte insieme, sennò diventano una sorta di chiesa, no? Cioè io devo essere un adepto di quella roba lì. No, il vero segreto, diciamo così, della condivisione delle idee educative è il mashup, cioè prendo quello che mi serve, lo metto insieme, lo rielaboro con le mie idee, con altre idee. E quindi non è che sposo
in toto un'idea e la seguo. Io seguo dei gruppi Facebook proprio sulla classe capovolta, no? Dove a volte vedo delle domande demenziali del tipo: vorrei fare la classe capovolta su questo argomento, ma non so come fare. Ma, cioè, ma come fai? Ma che discorso è? Perché la devi fare? Se non ti serve, perché la devi fare per forza? Allora, volete rispondere su questo tema del tempo, del lavoro, dell'impegno? Allora, all'inizio io ho messo tanto tempo imparare queste presentazioni, faccio copia e incolla, cambio qualcosa, aggiungo qualcos'altro e me le trovo già belle che pronte. E quindi no, adesso no, ho sento male solo io o sentite male? Ho dovuto imparare tutto una metodologia che non era la mia. Non so se sono io che no, no. Però il piacere di vedere come poi alla fine anch'io sento male. Sì, Barbara, non si sente benissimo. Non si sente. Si sente male. Io provo a sintetizzare. Credo di aver capito che sostanzialmente è stato un po' un investimento. Allora, intanto vado io perché. Allora, sì, Barbara, prova un po'. Sì, Barbara, rimane. Ecco. Barbara, spegni un attimo la telecamera, prova un po'. No, non ti sentiamo. Ci riprovo, vediamo un po'. Mi sentite meglio adesso? Sì, sì. Sentite adesso? Sì, meglio. Sì, sì, comunque ha sintetizzato benissimo, un ottimo investimento. Ho faticato molto all'inizio perché era un tipo di metodologia che io non utilizzavo. Però ripeto, poi alla fine anche le presentazioni, io faccio copia e incolla, sì che cambio l'intestazione, cambio alcune cose, ma poi me le ritrovo belle che pronte. E poi vedere come questo costituisce per i bambini proprio un incentivo a essere più attenti, sono entusiasti, lo riguardano, è senz'altro un ottimo investimento. Io avevo intuito la potenzialità di Classroom nel settembre 2019, in tempi non sospetti, quando non c'era ancora il Covid, che con i bambini di quinta l'avevo iniziato sotto forma di gioco, perché avevo intuito proprio come era diciamo una modalità veramente con una vasta potenzialità. Tanto che poi, quando quel famoso 24 febbraio abbiamo chiuso la scuola, noi siamo partiti alla grande perché già la utilizzavamo. Era anni che io cercavo un modo per creare una banca dati per i bambini a casa, per i bambini assenti, per i bambini che andavano in settimana bianca. Noi avevamo un bambino fortunatissimo che faceva viaggi favolosi, stava via anche 15 giorni. E quindi c'era la necessità in qualche modo di riagganciarlo. Classroom in questo è eccezionale perché, è una banca dati favolosa, una condivisione, la possibilità di essere insieme, di creare questo ponte, insomma, ecco, l'avete visto. E secondo me ne vale la pena, ecco, la fatica iniziale poi ripaga tanti vantaggi. Assolutamente d'accordo anch'io, perché preparandosi, non so, tre o quattro modelli di presentazione, appunto, una per la matematica, uno per gli aspetti topologici, l'altro per le storie matematiche, come le chiamo io, poi si fanno poche variazioni, però quello che diceva Vera, anche qualcun altro, il fatto che siano accattivanti è importante, quindi poi sono io magari che mi ci perdo un po' di più, lo sapete come facciamo, quando poi fai una presentazione, ci metti il dettaglio, ci tieni, perché poi loro sì che hanno l'effetto wow ogni volta che apriamo questo Classroom, allora sì che rimangono sorpresi, coinvolti. E abbiamo già detto, i nostri alunni di quinta l'anno scorso lo facevano crea copia della presentazione, e si modificavano le presentazioni per presentare a loro volta dei lavori. E quindi abbiamo già detto anche con loro che l'anno prossimo cominceremo, perché vorrebbero diventare autori di queste presentazioni. E quindi questo poi succederà. E l'ho visto già che ora faccio già molta meno fatica rispetto all'inizio, proprio perché
proprio perché all'inizio preparavo tutto, anche materiali in più per la scarsa autonomia. Man mano che i bambini diventano autonomi, capaci di leggere, sempre più veloci, è chiaro che il lavoro è più snello. Certamente si diventa abili a fare questo, come tu per tutto il resto, i primi anni che prepari un'attività per la classe ci vuole tanto tempo, quando sei esperto fai prima, no? a fare una programmazione, però noi utilizziamo anche le programmazioni per condividere, cioè è un lavoro veramente di squadra e vincente, secondo me vincente, ne è valsa assolutamente la pena. Io dico, ho faticato molto meno rispetto ad altri anni in cui invece mi preparavo del materiale in altri modi, anche con fotocopie, poi non mi piacciono mai, chiaramente non si può neanche fare quelli dei libri. Ciao a tutte, chi ha salutato, sì, Marina e Simonetta, vi saluto. E, insomma, diciamo che è molto, alla fine vale veramente la pena. Noi siamo soddisfatti. Ecco, ora, vabbè, poi chi vuole intervenire intervenga, insomma, se no parlo sempre io. Ecco, però ora approfitto anche della presenza appunto di molti colleghi della secondaria per affrontare un altro tema, che è quello della trasferibilità. Cioè, questa è un'esperienza che voi appunto avete costruito. Diciamo che nell'ambito della primaria, diciamo sinceramente, si potrebbe trasferire così com'è, nel senso che più o meno tutti i team di scuola primaria funzionano allo stesso modo, almeno dovrebbero funzionare in questo modo, cioè con grande, no, collaborazione e affiatamento, che è un altro elemento che credo si sia colto, no, tra le righe. Ora mi domando e chiedo appunto a qualche... se qualcuno appunto delle medie volesse intervenire su questo. Cioè voi, in molte classi delle medie naturalmente sono già strutturate su Classroom, ma in questo modo così integrato oppure no? Oppure ci sono delle difficoltà aggiuntive secondo voi? Mi piacerebbe sentire... Ma posso intervenire io? Sì, Classroom senz'altro lo usiamo, ma con questo livello di integrazione direi di no. Mi pare che gli usi che ne facciamo per ora sono sempre un po'... Cioè ognuno, diciamo, lo usa nella sua disciplina, ma non... in un modo integrato con i colleghi. È un po' più complicato per quello che ci riguarda, perché siamo tanti e siamo un po' vincolati anche dagli orari disciplinari, sì, penso. Ma questa idea però che hanno presentato ora loro del luogo, no? Sì. Questo è molto interessante questo. Questo è importante, cioè loro... Cioè, cosa loro dicono? Noi facciamo tutto lì, anche in presenza. Questa è, no? Mentre l'idea dell'ambiente virtuale è pensato per la distanza, va bene, per chi non c'è, ma loro lo fanno anche con chi c'è. E questa forse è stata anche un'altra chiave di lettura, no? Quindi loro, tutto quello che accade in classe, nella classe vera, accade anche di là. Io penso che per la secondaria, ad esempio, il tema del avere materiali, il poter rivedere, cioè anche in chiave di recupero, no? Sì, certo, inclusione a tutti i livelli, no? Di venire incontro alle esigenze di tanti ragazzi, potrebbe essere, insomma, una via interessante. Poi lo so che ci sono i problemi soliti della scuola secondaria, ovvero della frammentazione, a un certo punto c'è questa frattura. Ecco, non so se qualcuno ha esperienza diversa.
Io lo uso quasi tutte le lezioni, in quasi tutte le classi, perché avendo tante classi un'ora sola alla settimana, mi è utilissimo anche per ricordare le varie attività svolte in classe. Quindi lo uso in classe, con gli alunni che sono in classe, e integrandolo poi anche con il registro elettronico, dando le indicazioni anche per gli assenti. Certo. Sia i ragazzi. Quindi con questa modalità. Esatto, con questa modalità, con una breve spiegazione, il materiale allegato e eventuali attività, presentazioni, schede che costruisco oppure che trovo in rete su YouTube, che YouTube dà la possibilità di utilizzare, oppure ricavo dei brevi filmati. Da riproporre, insomma, lo utilizziamo, cioè io ripeto, in quasi tutte le classi, se non tutte, proprio perché avendone tante è molto più semplice e snello, anche se inizialmente effettivamente richiede un grosso impegno. Sì, noi lo abbiamo utilizzato nella nostra sezione anche per educazione civica, è stato un grande aiuto perché ci siamo ritrovati tutti sulla nostra classroom e quindi tutti i docenti coinvolti hanno presente il materiale degli altri docenti, quindi un lavoro interdisciplinare ha aiutato tanto. Sì, in effetti ora abbiamo appunto per la secondaria c'è la novità dell'educazione civica che in qualche modo forza, no? Un lavoro necessariamente integrato. Quindi, ecco, secondo me i punti appunto su cui insomma approfondire, cercare magari di lavorarci su sono questi, insomma, dell'ambiente che diventa, cioè, a me questa idea dell'ambiente che diventa ambiente unico, no? In cui l'ambiente fisico e quello virtuale si combinano molto bene, mi affascina molto, devo dire la verità, perché è un po' una forzatura, se volete, no? In qualche modo, no? Che sia stato fatto. Ma questo è un altro dei punti di forza nostri, cioè noi non siamo noi che dobbiamo piegare gli strumenti, non il contrario, no? No, non farci piegare dallo strumento e adattarci noi allo strumento, dobbiamo fare il contrario, dobbiamo trovare il modo di hackerarlo, diciamo, in qualche modo, no? Senza essere specialisti, non è che dobbiamo fare un hackeraggio tecnico informatico, un hackeraggio mentale, diciamo, di andare oltre lo scopo per cui è stato pensato. Sì, infatti io pensavo, in effetti voi avete questo, no? Il problema è che siete in tanti. All'inizio il preside, per esempio, mi aveva detto: perché non create un corso unico? Perché create un corso per ogni docente? In realtà noi l'abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo proprio scelto di creare un corso per ogni docente, non col nome della disciplina, col nome della maestra o del maestro, però questo ci è stato molto utile, perché raccogliamo in una maniera più ordinata le varie attività. Ma fondamentale è questo che dicevate, cioè essere quello che rilevava adesso la professoressa Messeri, no? Perché è stato utile per voi, avete sperimentato una cosa simile, l'avete sperimentata per una disciplina che chiede, no? Un'interdisciplinarietà come quella dell'educazione civica. Noi lo facciamo ovviamente, siamo in una prima di primaria, per tutte le discipline. Quindi io vedo tutto quello che fa Barbara vede tutto quello che faccio io, Olivia e l'altro. La maestra Olivia, che fa inglese anche educazione fisica, è arrivata e mi ha detto: guarda, l'educazione fisica oggi faccio un lavoro di questo tipo, magari non so, sulla lateralizzazione destra e sinistra, perché ho visto che di matematica stai facendo questo. E detto: dove l'hai visto? Su Classroom, no? Allora questo, però il segreto è per tutti
aggiornarlo sempre. Noi dov'è che andiamo? Cioè noi non ci andiamo a vedere un sito che era il segreto anche dei mini siti dell'anno scorso, no? Se non c'è mai niente di nuovo, io ci vado un giorno, due, tre, quattro, poi non ci vado più. Noi invece, ma ripeto, ce ne siamo resi conto adesso, a posteriori, non l'abbiamo fatto per questo. Sicuramente all'inizio la raccolta di foto, le istruzioni per come compilare i moduli, non lo so, le prime indicazioni, il menu scolastico, era un servizio alle famiglie, quindi loro lì andavano per ricercare delle informazioni fondamentali. Adesso vanno per vedere le attività, perché i bambini raccontano e loro le vanno anche a vedere. Allora, il fatto che noi abbiamo il vantaggio di scuola, noi di scuola primaria abbiamo il vantaggio delle ore di programmazione che la secondaria non ha, e questo è importante perché vi mancano sicuramente per creare, no, quel gruppo che invece noi insomma abbiamo, e poi comunque siamo meno. Però avere accesso, io lo so che è impossibile per alcuni, ma pensiamo almeno a degli ambiti, l'ambito linguistico, non lo so, l'ambito storico-geografico, antropologico, che invece ci sia all'interno del consiglio di classe una condivisione, no, che tutti gli insegnanti hanno sono all'interno del corso dell'altro, vedere che cosa stai facendo, certo che poi ve lo dite, oppure c'è il registro elettronico, ma non ci andiamo a vedere. Se invece tu quotidianamente aggiorni, io quando ho tempo mi vado a vedere e comunque facciamo un percorso comune. A noi questo ha aiutato tantissimo e lo vedo. Io ho fatto le simmetrie di geometria, il maestro Luca che fa arte mi dice allora io di arte posso fare il lavoro col colore di quel tipo, cioè vedere quello che fai, certo che glielo racconti ma può sfuggirti, e invece essere sempre aggiornati di quello che sta accadendo giorno per giorno, di quello che i bambini hanno fatto, offre una continuità anche orizzontale tra le discipline e le sfuma, quindi come è nel bambino, come è nel ragazzo, soprattutto nel piccolo, viene da una scuola dell'infanzia dove non ci sono discipline, è importante avere la visione unitaria dell'alunno. E io penso che questo faccia bene a tutti.